in collaborazione con Madonna di Campiglio, Val Sugana, Dolomiti Super Ski. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Ski Magazine, la trasmissione televisiva tutta dedicata al mondo della neve, montagne, sport invernali. È in onda su sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. In questa puntata parliamo di un grande evento, il famoso Tour de Ski, qui dalla bellissima Val di Fiemme, 17ª edizione, 3 giorni di grandi eventi, tutti dedicati allo sci di fondo. Venite con noi! La Val di Fiemme è ormai un modello, un riferimento importante per l'ambiente internazionale dello sci, una garanzia organizzativa, frutto di tanti volontari, giudicata altamente professionale non solo a livello mondiale, ora anche a livello olimpico. Infatti qui si disputeranno le prove di salto combinata nordica e sci di fondo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quella del comitato Nordischi, che organizza questo importante evento, è ormai una macchina rodata, i cui ingranaggi sono mossi da un'autentica famiglia di volontari impegnati nei più disparati compiti, vera colonna portante su cui si può sempre contare. Volontari affidabili e preziosi che lavorano in simbiosi con i capi servizi e le figure tecniche, un folto gruppo che si sta ringiovanendo con l'inserimento di nuove figure. In Val di Fiemme, in un'ampia vetrina televisiva mondiale, si vedono in gara i protagonisti degli sci stretti per ben 3 giorni, con l'ultima tappa ad affrontare, come di consueto, la pista olimpica della Alpe Cermis. Specialità diverse, dalla gara sprint alla mass start, alla final climb, non c'è stato modo di annoiarsi lungo le piste del lago di Tesero, sino all'ascesa del Cermis, che 17 anni fa era una chicca e lo rimane ancora ad oggi. Questa stagione 2023 non ci saranno le gare combinata nordica per i lavori all'impianto del salto di Predazzo. Infatti i trampolini di Predazzo sono già oggetto di un restyling in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma le 3 giornate del Tour de Ski hanno offerto con lo sci di fondo emozioni davvero elettrizzanti. Sono mancati purtroppo gli atleti russi e bielorussi in rispetto alle decisioni della FIS, Federazione Internazionale dello Sci, ma la rosa degli atleti in gara al Val di Fiemme è stato motivo di grandi e spettacolari sfide. È importante la presenza del team italiano, con ben 2 podi, il giovane Mocellini e lo storico De Fabiani. Bronzo nella sprint per Mocellini e bronzo per la mass start per De Fabiani. Sandro Pertile, fiammazzo puro sangue, la dimostrazione di quanto è importante la disciplina nordica in questa bellissima valle. Sandro Pertile ha lavorato in tutte e 3 le edizioni dei campionati mondiali, 91, 2003 e 2013, con ruoli diversi, e dalla esperienza in questi 3 campionati mondiali ora, pensate, è il direttore generale della Coppa del Mondo di salto. Un grande risultato, complimenti Sandro, sei partito da 30 anni fa con dei ruoli semplici, poi marketing, poi direttore di gara, ora sei un ruolo importante a livello mondiale nella Federazione Internazionale dello Sci, complimenti. Sì, è stato un percorso lungo, è iniziato proprio qui in questa valle, e adesso ho raggiunto l'apice per quanto riguarda la disciplina del salto al trampolino, che è quella dalla quale provengo. Credo che sia il massimo, e soprattutto pensare che nei prossimi anni torneremo qui con gare importanti. Il salto con gli sci è a livello di discipline invernali la numero uno, siamo seguiti da tantissimi spettatori negli stadi, ci seguono tantissimi milioni di telespettatori in TV. E soprattutto le Olimpiadi 2026, lo possiamo dire che la Val di Fiemme con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è quella più avanti ad oggi. Come lavori? Sicuramente il 2026 rappresenta per questo territorio, ma io direi per l'intera nazione italiana, un'opportunità unica di presentarsi con i propri gioielli. Qui abbiamo uno dei gioielli migliori, strutture che sono collaudate, che stanno per essere rinnovate e migliorate e pronte per ospitare una grandissima Olimpiade.
fondamentale per il successo del Tour de Ski è la presenza dei volontari e dei gruppi sportivi militari che hanno le loro sedi qui in valle, le Fiamme Gialle a Predazzo e le Fiamme Oro a Moena in Val di Fassa. Siamo con Mauro De Zuliani, che è responsabile dei volontari del Comitato Nordischi, il comitato che gestisce gli eventi dello sci di fondo qui a Lago di Tesero. Una popolazione di 20.000 abitanti, come fate a raccogliere 400 volontari operativi che lavorano? È una grande soddisfazione, Mauro. Ma indubbiamente, ti faccio una battuta. Noi sono 30 anni che organizziamo gare di Coppa del Mondo, quindi oltre 400 gare di Coppa del Mondo, 3 mondiali, e quindi abbiamo una lunga storia, una cultura anche del volontariato, e quindi ogni anno cerchiamo di rinnovarci anche cercando giovani. Anzi, ne approfitto per dire a tutti: se volete venire a fare i volontari per le Olimpiadi, noi siamo qui, c'è posto per tutti. E andiamo avanti sempre così professionalmente, ottimamente. Allora, io già mi iscrivo, se fai le Olimpiadi hai bisogno di un volontario, parcheggiatore, qualsiasi cosa che vuoi, io ci sono, perché so che c'è una lista di attesa, ma nel resto d'Italia tutti spariscono, non c'è da lavorare, sia pagati che gratis, qua c'è la coda, ma come fate? Ma è perché intanto siamo una valle di sportivi, e poi perché effettivamente la cultura, come dicevo prima, ci tengono a venire, a esserci, questo è importante, non dover andare a fare un lavoro che dopo ne approfitto per dire ai volontari che nessuno prende una lira, una paga. La paga che diamo ai volontari è questa divisa che anche noi dirigenti abbiamo voluto averla uguale, identici a tutti i volontari, quindi questo vi fa onore, quindi non c'è un grado visivo, siamo tutti uguali qui, giorni delle gare siamo tutti volontari. Comandante Di Paolo, quanto è importante la presenza del vostro gruppo sportivo all'interno del comitato organizzatore del Tour de Ski, qui il famoso Nordischi, 3 campionati mondiali, 91, 2003, 2013, i giochi olimpici nel 2026, tanti volontari, ma la presenza del vostro gruppo sportivo e delle Fiamme Oro a Moena, Polizia e Fiamme Gialle, Guardia di Finanza, sono importanti per portare l'Italia alla ribalta di questi grandi eventi sportivi. Ma guarda, quanto sia importante dovete chiederlo al comitato organizzatore, perché sono loro che ricevono il nostro supporto. Noi possiamo dire che l'attività organizzativa è sempre stata, diciamo, un nostro must. Vogliamo che il nostro know-how, le conoscenze, il patrimonio di capacità operative che molti dei nostri militari hanno siano a disposizione. E se riusciamo, diciamo, a metterla, a farla fruire da chi organizza i grandi eventi internazionali del nostro paese, non facciamo altro, secondo me, che realizzare uno degli obiettivi che un gruppo sportivo deve avere insieme all'alta qualificazione, insieme all'attività giovanile, insieme ad altri. Cristina Bellante, segretario generale del comitato organizzatore di questo grande evento, una grande soddisfazione, un ennesimo grande successo per la Val di Fiemme. Allora, come giustamente è stato detto, un grande evento e una grande soddisfazione. Diciamo che arrivare alla fine di questa edizione, 17ª edizione, non è stato facile come sempre. Abbiamo visto le condizioni neve anche nelle altre località e devo dire che la Val di Fiemme, con una punta d'orgoglio, si è distinta anche questa volta. È già un lancio per quello che saranno fra 3 anni, 2026, i giochi olimpici. La Val di Fiemme è già pronta, in altre località similari si è ancora in alto mare e la Val di Fiemme è quasi pronta. Allora, quasi pronta è una parola grossa, però è vero, siamo anche in questo caso fra i primi, perché siamo la prima località che ha iniziato i lavori veri e propri in vista degli giochi olimpici del 2026. Ecco, i trampolini sono fermi, lo stadio qui del fondo ha bisogno di piccoli ritocchi, ma la base per avere grandi giochi olimpici c'è. Sì, diciamo proprio che è stata forse questa la chiave di volta che ha fatto assegnare all'Italia i giochi olimpici del 2026, il fatto di avere degli impianti già funzionanti. Dobbiamo sicuramente fare degli aggiustamenti, degli ammodernamenti, perché sono passati tanti anni da quando sono stati costituiti sia lo stadio del fondo qui a Lago di Tesero che quello del Salto a Predazzo, però le basi ci sono e quindi diventa tutto un po' più facile. L'intenzione è quella di avere una struttura il più possibile all'avanguardia e funzionale dal punto di vista sportivo, ma che si ponga come obiettivo principale quello di essere sostenibile e di prevedere opere che siano fruibili e sfruttabili negli anni a venire.
Lavori anche ai trampolini di Predazzo, sede della combinata nordica. Milano Cortina 2026, verranno fatti due trampolini più grandi e quindi più appetibili rispetto ai preesistenti, un nuovo ascensore inclinato tra valle e monte a servizio degli atleti e tecnici in sostituzione dell'ormai datata seggiovia, la nuova torre giudici e l'impianto di innevamento e di illuminazione artificiali. Lavori iniziati di demolizione dei due trampolini della torre giudici e il miglioramento della strada di accesso nella parte alta delle strutture. Il rifacimento di queste opere è necessario sia perché dopo 30 anni sono ammalorate, ma anche perché le nuove regole sportive, soprattutto a tutela della sicurezza degli atleti, sono cambiate. La torre giudici necessita proprio di uno spostamento verso valle, in quanto costruita in posizione non ottimale già nel 1990. Tutte le demolizioni si concluderanno entro la primavera 2023 e subito dopo partiranno i lavori per Milano Cortina 2026. La Val di Fiemme è famosa per lo sci di fondo, ma è anche il paradiso del salto e della combinata. A Predazzo ci sono degli impianti futuristici ora fermi per delle miglioramenti per i giochi olimpici. Ne parliamo con lo sport manager di salto e combinata per le Olimpiadi 2026 della Val di Fiemme, Luca Giammoena. Siete fermi ma lavorate. Sì, giustamente bisognava un po' dare vita a questo centro, abbiamo in programma quindi dei lavori di rinnovo per il centro in vista delle Olimpiadi, ne approfittiamo, e però giustamente non ci si ferma mai di lavorare, e bisogna sempre star dietro, adesso c'è comunque il lavoro, poi delle Olimpiadi, ma comunque hanno sempre bisogno anche i colleghi del fondo, quindi ci si aiuta, però c'è sempre l'occhio sul salto e la combinata in vista delle prossime Olimpiadi. Nelle scorse edizioni, la settimana dopo il Tour de Ski c'era salto e combinata, la tappa di Coppa del Mondo fissa qui in Val di Fiemme, quest'anno per i lavori in corso per le Olimpiadi è tutto fermo, però si lavora sempre, come dicevi. Sì, sì, ci lavoriamo, infatti quest'anno anche se abbiamo gli trampolini grandi fermi per lavori, abbiamo i piccolini che sono sempre disponibili, infatti abbiamo organizzato in collaborazione con la FIS un camp dove le nazioni minori vengono ad allenarsi e infine facciamo una piccola garetta sui trampolini piccoli, quindi ci fermiamo per i grandi ma siamo sempre in lavoro per le generazioni future. Tour de ski, tanto sport, tanta natura e tanta offerta enogastronomica, come abbiamo sentito, ma il Trentino e la Val di Fiemme è anche importante l'offerta enologica. Siamo con Luca Rigotti, che è il presidente del gruppo Mezza Corona, che da sola gestisce ben il 40% del prodotto vinicolo del Trentino. Una grande realtà la sua azienda, presidente, complimenti. Qual è l'offerta enologica del Trentino, della Val di Fiemme e di tanti bellissimi territori che fanno un ottimo prodotto che è leader al mondo per l'offerta vinicola? Grazie, buonasera a tutti. Beh, l'offerta enologica del Trentino sicuramente è un'offerta di grande qualità, un territorio montuoso, un territorio di alta quota, non versatile per le lavorazioni meccaniche, però con delle caratteristiche territoriali, di clima, di microclima, che veramente danno dei prodotti enologici di grande soddisfazione. L'emblema, la bandiera del Trentino è il Trento Doc, un spumante metodo classico, e noi come gruppo Mezza Corona produciamo lo spumante Rotary, che viene esportato in tutto il mondo. La nostra produzione è di spumante metodo Champenois, ma anche di vini fermi. È una produzione che per l'85% viene esportata all'estero, in oltre 60 paesi. Il Trentino, appunto, come diceva lei, oltre al turismo, oltre a tantissime attività economiche, l'agroalimentare è un agroalimentare importante e la produzione vitivinicola è una produzione di tradizione e di qualità. La Val di Fiemme è famosa per l'offerta sportiva estiva ed invernale del suo territorio, abbiamo parlato dell'offerta enogastronomica, dell'offerta vinicola del territorio del Trentino, ma qui in Val di Fiemme c'è anche il caffè buono. Perché? Perché è fatto con le macchine caffè San Marco. San Marco è un'azienda leader nelle macchine del caffè, nata nel lontano 1920, pensate che Napoli, la patria del
caffè tipico italiano, il 90% delle macchine sono appunto made in San Marco. Siamo con l'ingegnere Roberto Nocera, che è l'amministratore delegato della San Marco. San Marco è arrivata anche in Val di Fiemme, anche il caffè, abbiamo parlato del vino, dell'offerta enogastronomica, anche il caffè è prodotto con macchine di primario ordine come le San Marco. Ingegnere. Certo, noi siamo felici di essere qui con le nostre macchine del caffè. La San Marco è sempre stata vicino al mondo dello sport, perché i valori che contraddistinguono l'ambiente sportivo e le imprese sono molto, molto vicini. Parliamo di spirito di squadra, parliamo di desiderio di miglioramento continuo, rispetto delle regole, dell'avversario. Tutte queste caratteristiche sono senz'altro comuni ai due mondi. Poi spesso, se vogliamo trovare un aggancio anche alla linguistica, si parla di grande impresa sportiva, oppure quando un'azienda va molto bene si parla di grande lavoro di gruppo, di team. Gli obiettivi naturalmente sono diversi, ma i mezzi per raggiungere questi diversi obiettivi sportivi e tecnologici sono molto simili tra loro. La storia di San Marco, io ho detto, nata nel 1920, quindi oltre 100 anni fa, una storia napoletana che è la patria del caffè, che adesso si è trasformata in azienda veneta e non solo, macchina caffè che fanno in Val di Fiemme ma in tutto il mondo, perché San Marco, lo ricordiamo, è leader nella produzione di macchine per caffè. Corretto, l'azienda è nata nel 1920 in Friuli a Udine, poi si è trasferita nel 1983 nel Goriziano, a Gradisca di Sonso. Noi siamo presenti in oltre 120 paesi nel mondo. Se mi è consentito un attimo di immodestia, parafrasando, mi sembra Carlo V, sulle mie terre non tramonta mai il sole, sulle nostre macchine, dalla Nuova Zelanda alla costa ovest degli Stati Uniti, California, siamo presenti, quindi anche sulle nostre macchine non tramonta mai il sole. Le macchine è un punto d'orgoglio per noi, sapere che nella patria del caffè, che è Napoli, è risaputo, è un'icona come la pizza, le nostre macchine sono le più gradite da sempre. Presenti tante personalità e VIP a questa 17ª edizione del Tour de Ski. Siamo con Tiziano Mellarini, un nome importante per le nostre trasmissioni televisive. Tiziano Mellarini è il presidente del Trentino della Federazione Italiana Sporti Invernali. Tanti sci club, tanti tesserati, il Trentino è sci di fondo, è sci alpino, è sci alpinismo e tutte le altre specialità della Federazione Italiana Sporti Invernali, che sono ben 15 a livello olimpico. Presidente, cosa vuol dire il legame Federazione Italiana Sporti Invernali e Trentino? Com'è la realtà invernale qui in Trentino, Presidente? Ma è un legame forte, è un legame storico, perché credo che lo sci nel nostro territorio è una fra le prime discipline, una disciplina che attira attenzione di tanti giovani, di tanti ragazzi, ha portato prestigio, lustro al nostro territorio, il valore delle nostre montagne, il valore del nostro ambiente. Siamo un comitato, pure una sola provincia, con quasi 9.000 tesserati, 95 sci club, che sono parte integrante del tessuto sociale innanzitutto, ma anche del tessuto economico. Pensare che in 4 mesi si organizzano più di 1.050 gare, questo sta a significare qual è il volano che coinvolge i territori, che coinvolge gli operatori economici, che coinvolge soprattutto tanti volontari, tanti appassionati, tanti dirigenti che dedicano il tempo per la crescita psicofisica dei ragazzi, per le loro affermazioni, perché ognuno di loro possa aspirare poi a vestire la maglia della nazionale, i colori della nostra Italia. Tanto sport di base, Presidente, ma anche a livello di agonismo il Trentino non scherza. L'ultima novità è proprio qui al Tour de Ski, il Suganotto dalla Val Sugana, Simone Mocellini, che è andato per la prima volta sul podio della Coppa del Mondo di sci nordico. Ma una soddisfazione enorme, soprattutto per i ragazzi, un ragazzo Simone che ha sempre dimostrato caparbietà, tenacia, passione, impegno, che ha dato oggi quelle soddisfazioni. Lui ha delle doti tecniche direi straordinarie, l'affermazione prima di Lillehammer, poi qui in Trentino credo che è stata la ciliegina sulla torta ed è solo il viatico per altri successi, ma credo che anche il risultato di Simone Mocellini è un risultato che premia la tenacia, la programmazione, l'organizzazione degli amici di Valle di Fiemme, una valle che ho avuto modo in passato per altri ruoli anche
di presiedere come presidente del comitato organizzatore dal 2003 al 2013 dei mondiali di sci nordico, e ho sempre trovato una risposta straordinaria di un volontariato enorme, di una professionalità come poche credo a livello internazionale. Siamo con Paolo Gilmozzi, che è il presidente dell'azienda per il turismo della Val di Fiemme, questa valle viva, questa valle molto attiva nel mondo dello sport e del turismo. Presidente, 2023 è iniziato col botto, il Tour de Ski, 17esima edizione, l'evento clou del mondo dello sport invernale, dello sci nordico, un grande successo a livello mediatico, in televisione, in tutto il mondo, grande successo questo grande spettacolo che solo voi sapete fare, fare una corsa di sci di fondo in una pista da discesa nella mitica Olimpia del Cermis. Sai, intanto ti ringrazio per tutto quello che hai detto, perché hai gran parte già introdotto quello che sono i valori fondamentali che la Valle di Fiemme porta avanti, per cui i grandi eventi, oggi inizia anche a nevicare, per cui il nevicare è sempre qualcosa che porta a sorridere chi fa del nostro lavoro il nostro portare avanti, per cui grandi eventi, iniziamo il 23 alla grande con questo Tour de Ski che è andato in pompa magna, ha visto rifiorire anche gli italiani in questo Tour de Ski, in queste due giorni di Fiemme, poi andremo avanti, parleremo di stagione invernale che inizia poi dal dopo Befana, adesso con, sempre con grandi eventi, arriveremo a grandi passi da gigante verso la Marcialonga, una Marcialonga che come sapete fa parte del nostro mondo ormai in questo tripode gigantesco che mescola la stagione invernale con la primavera, con l'autunno, per cui le Marcialonghe che vanno avanti sempre più forti e sempre attrazione integrale. Siamo nella bellissima schiare delle Alpi del Cermis in Val di Fiemme. Questa schiare ha una caratteristica, una grande peculiarità, perché parte dal cuore di Cavalese, che è uno dei centri più importanti della valle, e arriva sino ai 2235 metri dell'Alpe del Cermis. Ci sono 25 km di piste. Ne parliamo con Francesca Misconer, che è la direttrice marketing di questa schiare. Come hai detto tu, Floriano, appunto il nostro forte è il fatto che gli impianti del Cermis partono direttamente dal paese di Cavalese, quindi rendono agibile l'ingresso all'impianto direttamente a piedi, partendo dall'hotel e arrivando fino a 2230 metri al Paion del Cermis. Non solo questo, ma la qualità della neve è una delle cose di cui andiamo più fieri. Abbiamo un personale fantastico che lavora giorno e notte per farvi trovare la mattina delle condizioni eccellenti. Non siamo solo più una montagna per sciatori, ma anche per chi ama stare nella natura e passeggiare in alta quota. Poi per ritornare in valle, la pista Olimpia, che è una delle più lunghe e più belle delle Alpi. Sì, è riconosciuta da molti come la più bella, sono 7,5 km di pista che parte dalla cima e arriva fino al fondo valle, dove appunto l'ultima parte della pista Olimpia è anche la pista Olimpia 3, che ospita anche la famosa salita del Tour de Ski, quindi anche questo ci rende molto orgogliosi. Anche questa è una peculiarità, una pista da sci alpino fatta con gli sci di fondo all'incontrario, e questa è una caratteristica anche di questa vostra maleabilità, disponibilità per lo sport e il turismo della Val di Fiemme. Assolutamente. Il Cermis è sport a 360 gradi, non solo discesa. Sulla rampa finale della pista Olimpia è tornato il Tour del Gusto, ideato per assaporare i piatti tipici della tradizione trentina. Un ricco menù si è snodato fra le postazioni allestite lungo la celebre salita del Cermis ed è spaziato dal dolce al salato con prodotti tipici del Trentino. Chico Pellegrino, ottavo nella Final Club, ma quarto nella classifica generale finale del Tour de Ski. Sei contento di questo Tour de Ski, Chico? Sì, molto. I risultati sono andati alla grande, tanti bei piazzamenti, dei podi. Anche nelle gare distance mi sono sempre ben comportato, soprattutto nelle ultime due, che erano quelle che sapevo essere le meno congeniali alle mie caratteristiche. Invece ho tirato fuori due top 10 inaspettate e che mi hanno fatto rimanere lì in zona calda della classifica. Peccato per non troppi secondi giù dal podio, già la classifica generale del Tour de Ski, ma comunque una grande soddisfazione. Di Fabiano, un bilancio di questo Tour de Ski, un ottimo podio nella tecnica classica 15 km e poi la final climbing, qui è difficile risalire il Cermis. Sì, la trovo sempre molto dura, quest'anno ho cercato di gestirla al meglio,
Vuol dire cercare di fare il proprio ritmo e poi disinteressarsi degli altri, perché tanto più del tuo ritmo non riesci ad andare. Quindi ho fatto una buona salita, sono piuttosto soddisfatto in generale del tour, è finito direi bene. Purtroppo non era iniziato nel migliore dei modi, e con una sprint tra la Val di Fiemme e Val Muster da arrivare almeno nei 10 poteva essere un ottimo tour. Direi che il bilancio è positivo, soprattutto perché sono cresciuto di condizione e adesso sono in una buona forma. Sì, direi che è particolare perché nel giro di 2 giorni c'è la mia gara probabilmente preferita e la mia peggiore. La Mastart nel circuito della Val di Fiemme mi piace veramente tanto. Il Cermis è sempre una gara dura, quindi ci sono i pro e i contro, però il tifo di casa è sempre la cosa più importante. Ponte di legno, Tonale, Val di Fiemme. Peio, Madonna di Campiglio. Salice, fatti di sport. Val Sugana. Il norvegese Klæbo mette il sigillo sulla 17ª edizione del Tour de Ski qui nella bellissima Val di Fiemme. Grande prova degli azzurri con 2 podi, Mocellini nella sprint e il grande De Fabiani nella tecnica classica 15 chilometri, grande anche il mito Federico Pellegrino. Quindi grande prova italiana, grande prova del comitato organizzatore, il Nordic Ski, che organizza questo grande evento unico al mondo degli sport invernali, una gustosa preparazione di quello che saranno i giochi olimpici Milano Cortina 2026, che avranno qui in Val di Fiemme la sede delle prove di combinata nordica, di salto e di sci di fondo. Grazie a Dolomiti TV, grazie all'azienda per il turismo e al comitato Nordic Ski per l'assistenza tecnica a questo speciale televisivo tutto dedicato allo sci di fondo, al Tour de Ski qui dalla bellissima Val di Fiemme. Grazie per averci seguito, l'appuntamento ritorna settimana prossima sempre con Ski Magazine, la trasmissione televisiva tutta dedicata al mondo della neve, montagna e sport invernali. Ski Magazine fa parte di sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al mondo dello sport e del turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare, di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali, ed ora anche con il nostro canale sportador.tv sulle più importanti smart TV europee di ultima generazione. Ciao, alla prossima occasione, da Floriano Moboni. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio, Dolomiti Super Ski.